esercizio nel corpo libero, Emily Arni, come abbiamo già detto, classe 1993. Eccola qui impegnata nel corpo libero, una partenza decisamente concreta, la sua, determinata. Sì, ha fatto un triplo avvitamento, adesso ne ha fatto 2,5 di rotazione sull'asse longitudinale. L'esercizio prosegue con dei collegamenti che seguono il ritmo della musica di accompagnamento. È una delle specialità che preferisce Emily Arni, quella del corpo libero. Proprio nel corpo libero lo scorso anno ha ottenuto un ottimo bronzo ai giochi del Mediterraneo che si sono svolti a Pescara. Per lei un buon 2009, presente agli europei, proprio ai giochi del Mediterraneo e anche ai campionati mondiali a Londra, e dovrebbe proprio tornare in Inghilterra appunto per i campionati europei di Birmingham. Sì, un buon esercizio, ha fatto una diagonale inusuale con ribaltata senza seguita da rondata applique doppio avvitamento, è una diagonale che così è obbligatoria nella composizione dell'esercizio. Non mi pare di aver visto alcuna sbavatura da parte di questa ginnasta toscana. È nata a Montevarchi il 1 luglio del 1993, gareggia però adesso per la GAL di Lissone. Ecco qui l'atterraggio. Ottimo doppio calpio finale con un arrivo preciso, stoppato senza problemi, collegamenti finali e l'esercizio così è concluso con un buon